Ecco, oggi le nostre telecamere sono nella provincia di Reggio Calabria, lato Ionico, Bella Ionica, che è a 5 km da Gioiosa, tra quindi siamo vicini. Gioiosa E e Caulonia, Caulonia. c'è Ecco, Roccella. c'è un'azienda che produce del miele, ecco, prodotto il territorio. Esattamente, sì. Nasce questa azienda, oddio, non è giovanissima, ma nemmeno tanto vecchia, a differenza di praticamente della sottoscritta. Comunque, l'intenzione come è nata per caso, sono andata da un apicoltore. E mi è piaciuto quello che lui faceva, mi ha fatto vedere, o meglio, la sala smelatura, mi ha fatto vedere delle api. Alla fine mi ha visto così convinta, che dicendomi: se tu ti prendi le api, due o tre cassette, io ti aiuterò. E così è iniziato con due o tre cassette. Ora superano il centinaio Di di cassette. alveari. E io dico cassette perché effettivamente inizialmente erano cassette di legno e nuclei di api, alla fine insieme sono alveari. È una situazione veramente particolare, ti deve piacere, lo capisci subito. È nato come un imprinting con le api. Ho aperto quell'alveare, all'interno c'erano tanti insetti minuscoli che insieme erano un organismo super efficiente. E da lì vedo anche le problematiche che ci sono e loro la forza che dimostrano per riuscire a ottenere questo prodotto sublime, direi. Effettivamente il miele oggi è molto conosciuto, ma non per tutti sembra, a Ma differenza, viene consumato, ecco, dal. appunto, la problematica è questa, che non capiscono effettivamente il valore che ha. Sono poche persone che riescono a capire effettivamente le sue qualità, e che una volta che lo capisce la persona, però poi lo apprezza, lo cerca, e così è lo stesso con le pasticcerie. Ecco, il prodotto, la maggior parte chi lo consuma, chi lo fornisce, la La pasticceria. Calabria per molto tempo e ancora adesso oggi ha purtroppo questa problematica. Noi produciamo un buonissimo prodotto, eccellente, perché sappiamo che le industrie qua da noi sono pochissime o nulle, quindi il nostro territorio offre una buona biodiversità per le api. E il problema è purtroppo che la maggior parte del miele va alla grande distribuzione, esce fuori dalla regione, va alla fine agli invasettatori che non sono a livello calabresi. Noi vendiamo il miele, lo vendiamo in fusti, la maggior parte di noi, nei secchielli, Va a perché finire nelle aziende, nelle grosse va a aziende, finire nelle che aziende poi col loro invasettatrici, marchio. esattamente, rivendono il nostro prodotto nelle grande distribuzioni. Questa è Quindi una un pecca. calabrese non lo compra da noi, lo compra un'azienda del nord, poi ritorna in Calabria La maggior parte e lo paghiamo purtroppo il sì. doppio quanto La dovremmo maggior pagare. parte purtroppo sì. Quindi quando invece si riesce a fare una sinergia con il territorio, come nella mia, parlo per me che sono riuscita bene o male a farmi conoscere anche nelle pasticcerie in Calabria, oltre la maggior parte del prodotto, vi ripeto, lo distribuisco anche in fusti fuori regione, ma essendo biologico ho una marcia in più, quindi ho, diciamo, quella piccola differenza anche di costi che magari vengono riconosciuti, e allora è più semplice. Però la cosa bella sarebbe effettivamente che i calabresi inizierebbero, cominciando da me stessa, oltre a vendere in fusti, in secchielli, venderlo nei vasetti e portarlo almeno in tutte le possibilità, in tutti i punti vendita, principalmente avere il nostro miele, e anche poi fuori regione o fuori Italia addirittura, perché poi effettivamente capiscono che il sapore è Però diverso. qualcosa si sveglia perché adesso le pasticcerie usano il miele. Esattamente, o meglio, usano il miele italiano, perché c'è molta importazione anche di miele, no? Nonostante non basti il nostro miele per tutta la regione, perché vedono che ci sono le problematiche del cambiamento climatico, e quindi effettivamente ci sono annate siccitose e il miele non si riesce a produrre. Però Quindi vabbè, diciamo, compra e spende calabresi, ma giorno 15 c'è un evento che voi. sì, giorno 15 c'è un evento all'Agriturismo Costantino, che è in Contrada Mai della Mezzia Terme. Effettivamente cosa succede? Che cercando di valorizzare il nostro miele, ogni anno c'è un concorso delle tre gocce d'oro a Castel San Pietro Terme. Tutti gli apicoltori, o maggior parte degli apicoltori, inviano questo miele per partecipare al concorso.
La Calabria è riuscita a ritagliarsi una fetta, o meglio, adesso ci sono i grandi mieli di Calabria in collaborazione con l'Osservatorio Nazionale Miele. E quel giorno ci sarà il riconoscimento dei mieli premiati. Vi aspetto dalle 15 alle 19.